L'olivo di Atena. C'era una volta, tanto, tanto, tantissimo tempo fa, perché questa è la storia di un mito della Grecia antica. È la storia della dea Atena, figlia prediletta di Zeus, padre di tutti gli dei. Atena era una dea saggia, intelligente, curiosa ed esperta in moltissime arti, ma anche coraggiosa e con grande spirito guerriero. Il suo animale preferito era la civetta che le si appollaiava sulla spalla e con la quale aveva un'intesa profonda. Questo rapace, con il suo sguardo acuto e capace di penetrare il buio della notte, portando poi la luce della conoscenza, era per gli dei simbolo di sapienza e di speranza e portatrice del dono della profezia. Come del resto lo era Atena, che amava vivere in pace con tutti, non pensando solo al proprio bene, ma a quello di tutta la Grecia. C'era una cosa però che le dispiaceva: il fatto di non possedere una propria regione a cui dare il suo nome e dove poter tramandare ciò in cui credeva. Fu così che Atena, con coraggio, si presentò dal padre per fargli questa richiesta. E lui, dopo averci pensato un po', decise di assegnarle la regione di Attica. Ma si sa che le notizie si diffondono velocemente e questa arrivò all'orecchio di Poseidone, il dio del mare, nonché fratello di Zeus e uno dei 12 dei dell'Olimpo, che da molto tempo fremeva dalla voglia di diventare il signore di quella terra. Così andò su tutte le furie e questo portò tantissima paura in tutto il mondo marino, perché conosceva bene e temeva la sua collera, che faceva smuovere le onde, creando burrasche che arrivavano anche fino alle coste. Temendo tutto questo, le creature marine invocarono l'intervento di Zeus, che così convocò le due divinità sul punto più alto della città, l'Acropoli. Entrambi volevano quella regione e Zeus non sapeva cosa fare e non voleva essere certamente il solo a decidere. Così convocò tutti gli dei dell'Olimpo, davanti ai quali Poseidone sfidò Atena. Questa terra sarà tua se saprai battermi a duello, altrimenti diventerà mia. Perché combattere e distruggere? Disse Atena. Ti propongo una sfida pacifica. Vincerà chi regalerà agli abitanti di questa terra la cosa più preziosa e utile per loro. Poseidone era disorientato, ma non poteva certo tirarsi indietro. E così, rivoltosi verso il mare, lanciò il suo tridente e iniziò a smuovere tutte le acque, ma le smosse così tanto che anche la terra iniziò tutta a tremare, fino a quando dalle sue enormi onde fece saltar fuori una creatura che mai si era vista prima. Io dono questo splendido animale, che si chiamerà cavallo, disse Poseidone con la certezza di chi già si sente vincitore. Atena invece si rivolse alla terra e vi piantò la sua lancia. Immediatamente in quel punto spuntò una piantina dalle foglie d'argento che illuminavano la notte come fa la luce della luna. E a quel punto Zeus guardò la giuria, che era formata per metà dagli dei e per metà dalle dee, e si specchiò nei loro sguardi pieni di stupore, ma anche pieni di dubbi. Scegliere era veramente difficile. Così decisero che sarebbero stati i cittadini a scegliere. E allora loro chiesero ad entrambi di spiegare il motivo del loro dono. Iniziò Poseidone dicendo che lui donava il cavallo perché, grazie alla sua velocità, resistenza, potenza e coraggio, sarebbe stato un aiuto eccezionale per combattere e vincere tutte le battaglie. Prese allora la parola Atena. Questa pianta dal nome olivo, che ora sembra delicata e fragile,
avrà la forza di vivere fino a diventare una pianta secolare. Avrà potere curativo e darà dei frutti meravigliosi che offriranno un prezioso e profumato nutrimento. Questo albero, inoltre, donerà benessere e pace a tutte le genti che vorranno coltivarlo o anche solo ammirarlo. Dopo un acceso confronto, i cittadini decisero e scelsero il dono di Atena, perché ella, attraverso la pianta d'olivo, donava non solo un albero ricco di nutrimento, ma con la sua longevità anche un simbolo di resistenza e rinascita. E poi, ogni volta che lo si guarderà, ricorderà ad ognuno l'importanza di vivere nella pace. Zeus, anche un po' emozionato, proclamò che Olivo sarebbe stato un albero sacro che avrebbe protetto questa nuova città dal nome Atene, in onore della dea che lo aveva creato e donato. È da allora che non solo in Grecia, ma in tutto il mondo, al di là delle culture e dei credo, l'ulivo è riconosciuto e rispettato come albero sacro e i suoi rami come simboli di pace.